Allora, direi di iniziare. Va bene. Mi presento velocemente per chi non mi conosce. Sono Daniele Altamore, dirigente qui alla scuola. Mi occupo di varie cose, fra cui ricerca, didattica, gli allievi e altre cose ancora. E nell'ambito delle iniziative in materia di placement invitiamo una serie di autorità illustri, più o meno illustri. Oggi ne abbiamo uno particolarmente illustre, un ex allievo della scuola normale che si è laureato nel 74 e ha fatto una carriera non accademica, iniziando direttamente al centro di ricerche Fiat. Ma comunque racconterà lui. E niente, si tratta soltanto, per quanto mi riguarda, di presentare Giancarlo Alessandretti, che illustrerà un po' il suo tragitto professionale partendo dalla scuola normale e mettendosi anche poi a disposizione di eventuali vostre domande o di contatti anche futuri. Prego. Molte grazie. Si può mettere la presentazione, per favore? Allora, parecchi anni fa, dopo la laurea, qui alla scuola, ho fatto una scelta azzardata. Cioè sono andato a lavorare in un centro di ricerca industriale. È azzardata perché lo sbocco naturale, soprattutto a quei tempi, era di restare nell'università, che era vista come il prosieguo naturale degli studi fatti. E c'era anche un timore di doversi occupare di cose banali, di perdere l'approccio scientifico. Ma devo dire che negli anni ho ricoperto molti ruoli, ricercatore, capo progetto, responsabile di un'area, partner di progetti europei. E io ho sempre cercato, ho sempre desiderato di applicare quelle conoscenze di fisica che avevo imparato, quei metodi, direi anche lo spirito scientifico. E devo dire che l'ambiente industriale mi ha dato moltissime possibilità. Mi ha dato una serie di sfide, lavori di grande interesse e un contatto con i migliori ricercatori a livello internazionale. E quindi mi fa piacere condividere con voi come ho usato la fisica nella ricerca industriale e poi cercherò di farvi anche un po' capire che cosa ho dovuto imparare per adeguarmi all'ambiente industriale. E dunque ringrazio il team della scuola normale che mi ha incoraggiato a trattare questo argomento e ringrazio soprattutto voi che siete qua. Ho diviso un pochino la mia presentazione in tre parti. Prima voglio brevemente parlarvi del centro ricerche Fiat, ma soprattutto di cosa vuol dire fare ricerca per l'automobile, quali sono un po' le caratteristiche. Poi che cosa ho utilizzato del mestiere di fisico, qualche breve esempio, e poi cosa ho dovuto imparare di nuovo, e questo lo farò facendovi vedere come evolve una tecnologia, che è quella dei sistemi di assistenza alla guida. Sono sistemi che vogliono evitare gli incidenti, prevenire gli incidenti in modo che non accadano. E quindi vedete un po' come evolve una nuova tecnologia e anche alcune cose che io nel frattempo dovevo imparare. Allora, centro ricerche Fiat, sono circa 900 persone vicino a Torino, Orbassano, e diciamo tratta molti temi. I grandi temi dell'auto, qui ne ho indicati i principali, i motori, i motopropulsori, sistemi sul veicolo, il veicolo, i materiali, i processi di lavorazione. E per cosa fa il centro ricerche Fiat? Beh, l'innovazione è considerata un obiettivo strategico per il gruppo di imprese Fiat. Gruppo di imprese vuol dire non solo l'auto, ma anche l'Iveco con i camion, la Marelli con l'elettronica, Comau con l'automazione. Per quanto ultimamente ci sia più focalizzazione sull'automobile rispetto al passato. E poi fa un po' da ponte. Vedete che è in contatto a monte con la ricerca universitaria e a valle con le aziende. Cioè, tramite l'università segue l'evolversi delle tecnologie, prende spunti nuovi, cerca di prevedere gli sviluppi.
ma poi deve trasferire i risultati della ricerca verso l'industrializzazione e la produzione. E questo non si fa direttamente con le aree di produzione, ma si fa con degli enti dedicati allo sviluppo prodotto. Dopodiché mantiene una rete di relazioni internazionali, quindi in Europa principalmente, adesso anche negli USA, sapete che Fiat e Chrysler sono una cosa sola, con i fornitori che sono i produttori delle tecnologie, e ci sono molte iniziative di ricerca comune. Ecco, quello che vi dirò, un piccolo avviso, è proprio dell'ambiente di ricerca, cioè l'ambiente di produzione è diverso, quindi non tutte le cose che vi dico si adattano a tutti gli ambienti di una industria. Qui ho messo un po' una sintesi delle attività, diciamo, io vorrei solo sottolineare che è un centro molto interdisciplinare, ci sono quasi tutte le discipline, l'elettronica, i materiali, i processi di produzione, la combustione, l'elettronica, eccetera. E invece vediamo un pochino cosa significa fare ricerca nel mondo dell'auto. Innanzitutto, ruolo chiave dell'innovazione. Significa che l'auto è un prodotto di più di 100 anni, potrebbe sembrare un prodotto maturo, e invece non lo è per niente. È un prodotto che assorbe tutte le novità che ci sono in campo tecnologico, e qui vi ho messo alcuni esempi, tutta la rivoluzione nei sistemi di combustione con i controlli prima delle valvole, dell'iniezione, eccetera. Grandi temi come la vettura elettrica, cosa si può fare con l'idrogeno. C'è stata la rivoluzione dell'elettronica che ha permesso di controllare motore e poi veicolo, tutta la dinamica. Ci sono aspetti che riguardano i fattori umani, come l'uomo e la macchina possono andare bene insieme, quindi ergonomia. Adesso c'è la rivoluzione delle telecomunicazioni. Quindi, insomma, sono sempre temi nuovi. Perché c'è tutta questa innovazione? Intanto ci sono delle sfide, direi, sociali. Quindi problemi ambientali, problemi di congestione del traffico e sì, è logico che debbano essere risolti per avere una mobilità sostenibile. Ci sono delle regolamentazioni, sapete tutte le normative sulle emissioni, Euro 3, Euro 4 e così via. C'è l'aspetto della concorrenza, quindi l'innovazione è uno strumento per battere la concorrenza. Come esempio, così giusto per darvi un'idea, vedete nel campo della sicurezza cosa si è fatto negli ultimi 50 anni. L'Europa è sempre stata molto attiva e qui ho segnato in rosso alcune delle cose più importanti, a partire dalle cinture di sicurezza, poi i sistemi di controllo della frenatura, ABS, gli airbag, i sistemi per la stabilità, fino alla frenata automatica. E per darvi un'idea della dimensione internazionale, questo è un progetto, ma uno fra i tanti, ce ne sono moltissimi, in cui vedete che lavorano insieme aziende automobilistiche, direi tutte le grandi, fornitori come Bosch, Continental, piccole aziende, università, e diciamo è una collaborazione che si è sempre più rafforzata negli ultimi anni. Poi un altro aspetto della ricerca nel campo dell'auto è che l'auto è un prodotto complesso, e quindi c'è un aspetto di interfacciare tutti i sottosistemi, di farli lavorare tutti insieme e, diciamo, quella interdisciplinarità che citavo prima. E infine, un'attenzione, direi, elevatissima all'affidabilità. Affidabilità perché ci sono dei sistemi sull'automobile a cui affidiamo la nostra vita. Diciamo, chiaro che un sistema di frenatura o di sterzo deve funzionare. Ma insieme c'è un'attenzione molto grande ai costi. Cioè una frazione di euro è importante. Quindi si dice affidabilità aeronautica con costi del mercato consumer.
E da questa esigenza deriva un'attenzione molto grande ai metodi di sviluppo, che sono rigorosi, precisi, specie nel software, alla sperimentazione e anche poi a come si costruiscono i componenti, quindi ai processi di produzione. Ecco, quindi vedete che un fisico, diciamo, innovazione, interdisciplinarità, metodi di sperimentazione, un fisico comincia a trovarsi a suo agio. Qui, i temi che vi ho citato continuano ad essere importanti, tanto per darvi un'idea, questi sono gli obiettivi fissati per il 2030 da una piattaforma, si chiama, cioè un gruppo di lavoro in cui partecipano tutti gli attori, e vedete il discorso ambientale, efficienza energetica, il discorso affidabilità, il discorso sicurezza, su cui tornerò dopo. E ci sono degli obiettivi quantitativi che sono stati messi da qui al 2030. Ma è solo per farvi vedere quali sono i temi chiave. E quindi, diciamo, ho cercato così di darvi un quadro, sia pure molto breve, di cos'è la ricerca auto. Per parlare di cosa ho utilizzato del mestiere del fisico, uso la mia esperienza personale. Però prima vorrei, per darvi un inquadramento, mostrarvi quali sono i ruoli di lavoro in un posto come il Centro Ricerche Fiat. Intanto l'attività è organizzata per commesse, cioè si stabilisce un programma di lavoro che deve essere finanziato da un cliente, di solito è su base annuale, a volte anche un po' di più, il che vuol dire che non è scontato che cosa si fa, non viene detto dall'alto, ma ogni anno c'è un lavoro di discussione, di presentazione di proposte, accettazione o non accettazione, che rende la ricerca più confacente alle esigenze. I clienti sono le aziende del gruppo, però anche a volte clienti esterni, come altre aziende, e organismi pubblici, che vuol dire soprattutto la ricerca europea, ma anche in qualche caso la ricerca finanziata a livello regionale, eccetera. Alcune figure che ci sono, il ricercatore è colui che mantiene le sue competenze sempre aggiornate, segue lo stato dell'arte e collabora in un lavoro o più lavori. Il capo progetto deve coordinare una di queste commesse o anche qualche cosa di più grande, curando il raggiungimento dei risultati. C'è sempre un responsabile di unità che cura le risorse umane e lo sviluppo delle competenze, ma soprattutto si attiva per procurare le attività, i clienti. E ci può essere un coordinatore di progetti che segue tutti i progetti di una data area ed è una sorta di contatto primario con un cliente. Il primo esempio che vi voglio mostrare riguarda come modellare e studiare i fenomeni. E qui, diciamo, siamo negli anni 70, arrivano in Italia i primi laser di potenza, sono dei laser a CO2 in continua di 15 kW fino, e si vogliono utilizzare per delle lavorazioni di saldatura, di taglio, di trattamento termico. Si sa che ci sono molti vantaggi utilizzando il laser, ma non c'è esperienza, quindi bisogna mettere a punto i processi. Qui vedete la figura, c'è un laser che viene focalizzato da questo, qui era un braccio di un robot, sul materiale e poi si muove, e quindi bisogna capire che potenza usare, con che velocità muoverlo, come focalizzarlo. E si sviluppò tutta una serie di modelli basati sull'equazione della diffusione termica, niente di trascendentale. Ma qual è il ruolo del fisico? Beh, intanto capire il modello giusto. Diciamo, io posso semplificare la geometria, posso semplificare i parametri devono essere dipendenti dalla temperatura oppure no. Questo è importante se io voglio capire davvero cosa succede poi quando la luce interagisce con il materiale.
Poi si fa una sperimentazione che aiuta a sviluppare il modello, a validarlo, perché il fisico ha sempre il dubbio che magari il suo modello non è ben impostato. E insomma, alla fine, una guida nella messa a punto dei processi. Quindi un aspetto di modellistica che poi ho ritrovato tante volte nel corso dei miei lavori. Un secondo esempio è quello dei metodi di sperimentazione e di analisi dei dati. E qui questo è un sistema che si chiama pre-crash, quindi questa vettura è dotata di un radar per vedere gli ostacoli e l'idea è che io posso, prima di un eventuale urto, cioè, anzi quando l'urto è ormai inevitabile, devo riconoscere che l'urto è inevitabile, posso predisporre i sistemi di ritenuta come le cinture di sicurezza, come gli airbag, in modo che poi agiscano in modo più efficace. Quindi se io tiro le cinture di sicurezza prima, il corpo è trattenuto meglio, magari alzo il poggiatesta, si può addirittura pensare di far scoppiare gli airbag in anticipo. E qui, di nuovo, come capiamo se il sistema funziona bene? Capite che un falso allarme può essere disastroso e che la differenza tra un urto e un non urto può essere questione di centimetri. Quindi un rigore sperimentale era necessario. Qui vedete alcune prove con una vetturetta di plastica, di gomma. E fu davvero un lavoro importante di sperimentazione e poi di analisi. E poi vengo a un terzo esempio della mia conoscenza di fisico, che è la pratica di laboratorio. Io qui a Pisa avevo lavorato sui laser con un signore che è seduto in quarta fila in questa stanza e mi trovai a lavorare su delle tecniche per misurare la temperatura dentro un motore. Questo è un motore sperimentale con delle finestre trasparenti. Questa tecnica serviva di nuovo a validare i modelli di combustione all'interno del cilindro, quindi andando a controllare davvero cosa succede punto per punto, si capiva se la modellistica era ben fatta. E qui non entro nei dettagli, ma questo è uno schema molto complicato, con un laser impulsato, un laser a colorante, dei sistemi ottici, un sistema di registrazione degli spettri. Cioè, quello che succede è che i due laser sono focalizzati all'interno del motore, la luce eccitano le molecole che, di azoto in questo caso, che emettono luce Raman, cosiddetta Raman anti-Stokes, e dalla forma degli spettri della luce emessa si ricava la temperatura. Quindi, come misurare la forma degli spettri? Questo era uno dei primi sistemi con una matrice di fotodiodi che in un colpo solo acquisisce lo spettro completo. Qui fu proprio, diciamo, la mia familiarità con le tecniche di rilievo della luce, di uso dei laser, che divenne utile. Ma, diciamo, vorrei passare all'altro argomento, che è cosa ho dovuto imparare di nuovo. E qui vedrete pian piano lo sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida. Ogni tanto vi farò notare alcune delle cose che ho dovuto imparare. Intanto, per darvi un'idea del contesto, la sicurezza stradale è ovviamente un importantissimo problema sociale, necessario per garantire un sistema adeguato di trasporti su strada. Nel 2015 più di 26.000 persone hanno perso la vita in Europa sulle strade, c'è una particolare incidenza per i giovani e si calcola che il costo sociale di questi incidenti sia almeno di 100 miliardi, senza contare gli aspetti umani che non possono essere trasformati in euro. Però vorrei anche mostrarvi un po' di ottimismo. In questo grafico vedete negli ultimi anni, dal 2001 fino ad oggi, l'andamento, la statistica degli incidenti mortali. E quindi vedete che c'è un buon progresso, si sono ormai più che dimezzati. Queste linee blu sono gli obiettivi che aveva dato la Commissione europea
Nel 2001 si era dato l'obiettivo di dimezzare in 10 anni il numero degli incidenti, in realtà si ridusse poi del 42%, e adesso c'è un nuovo obiettivo sempre di dimezzarlo, dal 2010 al 2020. E cosa sono i sistemi di assistenza alla guida? Ma diciamo, vogliono prevenire l'incidente, impedire che avvenga, e quindi impedire il verificarsi di situazioni pericolose. Se proprio l'incidente avviene, quantomeno se ne riducono le conseguenze, per esempio riducendo la velocità d'impatto. Ma poi più in generale aiutano il guidatore nelle code, nel traffico, con compiti ripetitivi. Qui c'è uno schema, quindi vedete ci sono dei sensori che vedono gli ostacoli, c'è poi tutta un'elaborazione per valutare la criticità della situazione e poi c'è la parte di intervento. In una prima fase io posso dare un avviso al guidatore, quando il guidatore ha il tempo di intervenire con i suoi tempi di reazione. Ma poi se il guidatore non interviene, quando ormai non c'è più tempo per lui, può intervenire un'attuazione, per esempio, sui freni per fermare il veicolo. Questo è uno schema che riproduce un pochino quello che ho detto, però volevo farvi notare questi due punti intermedi. Il primo è la ricostruzione dell'ambiente, quindi c'è tutta un'elaborazione per capire la situazione intorno, che utilizza molti sensori, telecamere, radar, laser, ultrasuoni e così via, anche la comunicazione eventualmente. Poi c'è una fase di valutazione e poi c'è la decisione di come intervenire, che può essere appunto verso guidatore oppure con degli attuatori sulla dinamica del veicolo. E anche questo è un aspetto critico perché, per esempio, dare degli falsi allarmi frequenti genera una sfiducia nel sistema, quindi bisogna calibrare queste decisioni. Alcuni esempi, ci sono tutti i sistemi che riguardano il moto longitudinale, quindi la distanza dal veicolo davanti, la frenata. Ci sono tutti i sistemi che riguardano il mantenimento della corsia, quindi il veicolo rimane nella corsia, avverte se si sta uscendo, che è anche importante perché molti incidenti riguardano un veicolo solo che improvvisamente esce di strada. I sistemi di parcheggio, tanti altri. Ma perché tutto ciò? È dimostrato che la più gran parte degli incidenti è dovuta all'errore umano. Quindi i sistemi elettronici sono più efficaci dell'uomo, in quanto più veloci, capaci di gestire situazioni. Non sempre è vero, diciamo, questa è un'affermazione forse da discutere. E allora, sulla base di queste considerazioni, nacque negli anni '80 questa visione di avere zero incidenti. E ho un po' schematizzato lo sviluppo in queste tre tappe che vado un pochino a descrivervi. Negli anni '80 ci fu un grande progetto che si chiamava Prometheus, che definì questi obiettivi, diciamo, veicoli più sicuri, però anche un traffico più efficiente, anche un traffico con meno impatto ambientale, perché era un traffico più fluido, più regolato. E qui l'idea, ecco come nasce una nuova idea, qui l'idea è stata di usare le tecnologie, soprattutto del settore aeronautico, sull'auto. Quindi si usarono dei radar, si usarono le telecamere infrarosse per la visione notturna, i sistemi satellitari di localizzazione e così via. Pur essendo consapevoli delle differenze, perché in aeronautica l'ambiente è molto meno complicato, perché in aeronautica ho un pilota professionista addestrato, mentre nell'auto ho un guidatore ordinario. Ma si pensò, per fare davvero un salto di qualità, devo usare le migliori tecnologie. Qui ci sono alcune tematiche. Ho sottolineato per esempio la visione notturna, là in cima si parlava già di guida cooperativa, cioè la vettura che dialoga con la strada, vedete questa palina che doveva
fornire informazioni, scambiare informazioni, si parlava dei sistemi di instradamento che oggi tutti usano nei navigatori. Questo è un sensore che noi abbiamo sviluppato, lo vedete integrato in un proiettore, un telemetro laser che misurava la distanza dell'ostacolo con un'accuratezza elevata, basandosi sulla misura del tempo di volo, quindi un impulso, leggo l'eco e calcolo la distanza con tempi che sono dell'ordine dei nanosecondi. E il progetto Prometheus fece anche delle prime esperienze di guida automatica. In questo test di circa 1700 km, il controllo automatico rimase, cioè il guidatore doveva intervenire ma solo ogni tanto, insomma nel 95% del percorso la vettura rimase in controllo automatico. E quindi, come per sintetizzare un pochino questa prima fase, l'approccio non era ancora pienamente industriale, cioè costi e aspetti di producibilità erano in secondo piano. C'era questa idea di fare delle dimostrazioni di fattibilità, ma per concetti molto nuovi, mai provati prima, e alla fine ci furono, diciamo, si trovarono dei limiti, soprattutto nella parte dei sensori, che non erano ancora in grado di coprire tutte le situazioni, e nella potenza di calcolo. Però Prometheus ebbe il merito, diciamo, di definire degli obiettivi che sono pienamente validi ancora oggi. E qui una prima lezione appresa, una lezione di quando si inizia un'attività. Ed è che se uno propone uno sviluppo, per esempio del laser radar, deve spiegare bene come si pone la sua tecnologia rispetto a possibili alternative. Quindi, perché uso un laser e non un radar a microonde? E si chiama benchmarking, insomma significa un pochino capire i vantaggi, gli svantaggi, l'evoluzione attesa, i costi, la situazione della concorrenza. Quindi il ricercatore alle sue competenze tecniche deve affiancare delle analisi che riguardano aspetti economici, di mercato e, pur sempre nella tecnica, considerare bene tutte le alternative. E poi, sempre in questa fase di proposta di nuove attività, definire bene l'output della ricerca. L'output della ricerca per noi era o innovazione di prodotto, o innovazione di processo, o una metodologia. In questa parte a destra della figura ci sono alcuni degli aspetti che si andavano ad analizzare proprio con una scheda, che era una sintesi degli obiettivi, dei rischi e così via. E quindi vedete innanzitutto la descrizione tecnica e funzionale, ma anche le criticità previste, gli aspetti di proprietà intellettuale, quali possono essere ulteriori sviluppi dopo aver realizzato questo output, quali possibili diversificazioni, cioè applicarlo non solo per la cosa per cui si è pensato, ma anche in altri campi. Quindi capire un po' il valore dei risultati della ricerca e identificare i clienti e le loro esigenze. Dopo Prometheus, procedo un pochino adesso con quello sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida, dopo il Prometheus ci fu una fase in cui vennero sviluppate via via diverse singole funzioni. Vado rapidamente su alcuni esempi, questo si chiama blind spot, voi sapete che nello specchietto retrovisore c'è un'area in cui non si vede un eventuale veicolo che sopraggiunge, quindi c'è il pericolo che facendo una manovra di sorpasso, di cambio corsia, ci sia un'altra un'auto che sopraggiunge. E quindi il sistema ha semplicemente una telecamera che vede e avverte in caso che ci sia questa situazione. Ovviamente quando ho messo la freccia, per non fare sempre. Dei sistemi di mantenimento corsia possono lavorare per esempio su un irrigidimento dello sterzo oppure anche su avvisi per non uscire dalla strada. Il sistema pre-crash di cui abbiamo già parlato. E dopo questi sviluppi, diciamo, di singole funzioni,
ci fu un progetto che si chiama Prevent, siamo all'inizio degli anni 2000, che dice: ma io non posso continuare a fare delle applicazioni singole, devo fare un sistema multifunzione, un sistema integrato che sia sempre disponibile, perché il guidatore non perde un po' il senso di che cosa sta succedendo se ho tutte queste singole funzioni. E quindi si fece una integrazione, innanzitutto un'integrazione temporale. Qui avete una linea del tempo, l'istante del crash, a sinistra prima del crash, a destra dopo il crash, quindi prima ci sono quelle fasi che vi dicevo prima di informare, poi dare supporto e poi intervenire. E a valle ci sono i sistemi invece di protezione degli occupanti fino a quella che si chiama la e-call, che è un invio automatico di una richiesta di soccorso, di cui si parla molto. Quindi prevenire e poi mitigare. E questa integrazione temporale e poi anche un'integrazione spaziale in cui tutta l'area intorno al veicolo viene monitorata, non solo di fronte, e questo comporta molte sfide aggiuntive sulla parte dei sensori. Devo seguire un veicolo che da dietro sorpassa e passa davanti, devo tenere conto di brevi e lunghe distanze e così via. E di questo progetto Prevent vi cito solo un paio di temi. Uno è la fusione dei dati. Cosa succede? Che la riduzione dei costi consente di impiegare molti sensori. Se li metto insieme io ho ridondanza, ho integrazione, quindi ho una migliore funzionalità. Per esempio una telecamera vede bene gli angoli, un radar vede bene le distanze, quindi mettendo insieme le due cose ho una maggiore precisione. Fusione dei dati vuole anche dire svincolare un pochino la parte dei sensori da quello che viene a valle. Quindi io ho una piattaforma che poi posso utilizzare per tutta una serie di funzioni o per quelle funzioni integrate di cui parlavo prima. E per darvi un'idea di cosa vuol dire, ecco qui vedete una ricostruzione di quello che fanno i sensori, in cui c'è il riconoscimento degli ostacoli, la classificazione degli ostacoli, si capisce se è un'auto, un camion, un pedone e così via, il riconoscimento delle righe orizzontali, ma anche il riconoscimento del bordo strada del guardrail. L'altro tema di questa fase dello sviluppo è l'interazione veicolo-guidatore, quindi un'attenzione molto grande ai fattori umani e a come dare gli avvisi e l'informazione al guidatore. Si studiano dei canali che non sono solo quello visivo oppure quello acustico, ma dei canali cosiddetti aptici, come vibrazioni del sedile, irrigidimento dei pedali e così via. E per studiare la reazione dei guidatori c'è un grande sviluppo dei simulatori di guida, se volete anche questo, di derivazione aeronautica, perché ovviamente non posso andare a studiare sul campo situazioni di quasi urto, di pericolose. E allora Prevent che cosa ha fatto? Ha fatto sicuramente uno sforzo verso l'integrazione, verso l'industrializzazione. I sistemi si sono miniaturizzati, i costi si sono ridotti e si incomincia anche a informare il pubblico, a presentare i risultati. Queste fotografie mostrano un grande evento che venne fatto a fine progetto a Parigi con molte vetture in dimostrazione. Ma qui ho messo questo commento per dirvi che ci sono anche dei momenti di sconforto e di disillusione, e questo perché come ricercatori pensavamo di avere in mano degli oggetti importanti, molto utili, molto di grande impatto, ma non l'uso dei sistemi sul mercato è stato molto più lento di quello che si prevedeva.
Motivi tanti, ma diciamo un motivo è che il guidatore si sente bravo, diciamo, perché io non credo di aver bisogno di un sistema che mi aiuta a prevenire gli incidenti. Un motivo è che era difficile proprio spiegare cosa fanno questi sistemi, non sono cose di immediata comprensione. E magari anche il concessionario preferiva far vedere l'autoradio hi-fi oppure i sedili in pelle, che lo fa in 5 secondi, piuttosto che raccontare cosa succede quando stai andando a urtare contro un'altra macchina. E comunque, diciamo, siamo andati avanti ugualmente. Però per dirvi che in questa storia ci sono anche dei momenti un pochino di ripensamento. Due di quelle cose imparate che invece riguardano verso la fine di un'attività, quando si deve poi trasferire i risultati verso l'industria. Una cosa che viene molto usata si chiama roadmaps, è semplicemente anticipare l'evoluzione tecnologica, quindi un investimento industriale traguarda un periodo abbastanza lungo, soprattutto per l'auto, e quindi si cerca di analizzare che cosa succederà negli anni a venire. E queste roadmaps sono anche utilizzate non solo dall'industria, ma anche dai finanziatori, dalle autorità, per indirizzare i temi prioritari di ricerca. Questo è un esempio, ma molto schematico. Qui dice, l'ho preso i sistemi, le batterie. In giallo la fase di ricerca, in blu la fase di sviluppo, ecco, in verde la fase di regolamentazione, per diversi aspetti tecnici delle batterie. Ma questo è uno schema molto sintetico, dietro c'è tutto un lavoro di analisi di cosa stanno facendo gli altri, di cosa fanno la ricerca nelle università e così via. E un'altra cosa che vi voglio dire su questo trasferimento dei risultati è che c'è una grande tendenza a sottovalutarne la difficoltà. Cioè il ricercatore, quando ha un bel prototipo nel cassetto, o meglio in laboratorio, pensa di avere svolto il suo compito. E in realtà c'è molto ancora da fare. Magari non lo fa lui, ma deve collaborare a farlo. Perché? Perché c'è anche a volte una resistenza al cambiamento. Cambiare una cosa sull'automobile vuol dire tutta una serie di aspetti di organizzazione, cambiare i processi produttivi, cambiare la cultura delle persone e poi fatti economici di investimento, protezione intellettuale e così via. E vi dico che lo sforzo per trasferire i risultati è, diciamo, 10 volte lo sforzo per sviluppare un sistema della ricerca. E questo ricercatore se lo impara un po' sul campo. Spero non a sue spese. Vengo alla fase un pochino più attuale. Qui ci sono solo messo alcuni temi chiave, diciamo. Quindi continua lo studio sui fattori umani. Continua l'aspetto del miglioramento dei sensori. Perché? Perché uno copre il 98% dei casi e poi scopre che c'è sempre il caso che non aveva considerato, con il pedone che sbuca da dietro l'angolo e così via. Quindi è un miglioramento davvero continuo. Si fa una sperimentazione su larga scala, i cosiddetti field operational test, e si parla di comunicazione o tra veicoli o tra il veicolo e l'infrastruttura. Verrò poi a dirvi qualcosa. Questi sono alcuni sistemi di sperimentazione. Vediamo. Ecco, vedete, sempre con delle sagome. Questo è un urto con un veicolo che arriva laterale. Poi c'è dei simulacri di pedone che vengono impiegati per questa sterzata è fatta in automatico. Qui vi sembra il guidatore ha le mani sul volante, ma è la macchina che sterza da sola. Qui anche alcuni esempi, il riconoscimento pedoni e così via. Basta toccare. Okay. Sperimentazione su larga scala, questo è solo per dirvi questa. Progressivamente ci si deve avvicinare all'utilizzatore finale. Qui si usarono 1000 veicoli che
che vennero fatti girare per più di un anno e si registrò di tutto, veramente terabyte e terabyte di dati, ma sostanzialmente si voleva valutare il comportamento del guidatore e l'accettazione da parte del guidatore. Quindi in varie sedi europee, camion e vetture, e questo è solo un esempio con tutti dei video della persona davanti, dietro, e qui una piccola sottoinsieme dei segnali. Quindi 30 milioni di chilometri, 600 mila ore di viaggio. L'altro aspetto, la comunicazione, cosa si dice? Ma i sensori di bordo hanno dei limiti. Se io acquisisco delle informazioni che mi vengono dalla infrastruttura, posso migliorare le prestazioni. Per esempio, un incrocio, un radar sulla macchina non vedrà mai qualcuno dietro l'angolo, ma un sistema sull'incrocio la può avvertire. Ve l'ho messo questo perché se ne parla molto, ci si sta investendo molto, si parla di veicolo connesso. Io ho qualche perplessità. Un tipo di perplessità è che finché molti veicoli hanno questo equipaggiamento, io ho dei dubbi che la cosa possa funzionare bene. Se io posso comunicare con un altro veicolo, ma devo essere sicuro che tutti sono così. E l'altro aspetto è che quando ci sono di mezzo le infrastrutture, ci sono problemi di investimenti, di lentezza, di dover lavorare con tanti attori. Ma ad ogni modo vi assicuro che si sta spendendo molto in questa direzione. E da tutte queste cose devo dire che quello sconforto di cui vi avevo parlato ha poi dato un lieto fine. Oggi c'è davvero uno sviluppo molto grande degli ADAS, direi negli ultimi 2-3 anni. E tutte le marche offrono molti sistemi, c'è una pubblicità, la disponibilità comincia ad andare anche verso le vetture medie e piccole, non solo quelle di classe alta, c'è direi anche maggiore consapevolezza dei clienti, ci sono iniziative di regolamentazione. L'Europa è avanti in questo. Qui per esempio avevo trovato dei dati del 2014, vedete che per esempio nei sistemi di parcheggio, che ovviamente sono i più economici e semplici, metà ormai delle vetture nuove è equipaggiata. Questo automatic emergency braking, cioè la frenata automatica, è in rapidissima crescita, quindi questo 20% di sicuro è già diventato molto di più. Ci sono anche delle procedure ben definite per i test. Sapete che c'è un'associazione, si chiama Aeron Cup, che prova tutte le vetture nuove, in passato ha sempre fatto dei crash test, soprattutto, ed ora da un po' di tempo ha anche introdotto dei test per i sistemi di assistenza alla guida. Importante perché danno un punto di riferimento, diciamo, anche per il costruttore può confrontare diverse soluzioni in una condizione standardizzata. E alla fine però uno dice, ma servono? Quanto servono? Quali sono i benefici? E devo dire che questo è un tema molto aperto, quindi oltre che la riduzione degli incidenti, si cerca di stimare gli effetti sul traffico, sui consumi, sull'ambiente. Qui sono delle metodologie molto sofisticate, c'è una parte di simulazione perché il traffico lo devo simulare, bisogna tener conto delle differenze geografiche tra come guidano gli italiani e come guidano gli svedesi. Diciamo che ci sono insomma dei lavori di ricerca e forse le conclusioni sono ancora un pochino da venire. Tuttavia, per darvi qualche idea, ho trovato alcuni dati. Un sistema che mette insieme alcune di quelle funzioni moderne che vi ho mostrato, secondo questo istituto americano, può ridurre del 30% gli incidenti mortali. Ci sono analisi delle compagnie di assicurazioni, quindi frenata di emergenza 43%, i sistemi per il mantenimento corsia 10%, sistemi di controllo stabilità 30-35%. Però mi ho messo questa frase della Commissione europea che dice sì, ci sono molti studi, ma gli effetti in pratica, insomma, c'è ancora molto da fare.
E come ultimo argomento, un pochino gli sviluppi più recenti verso la guida automatica. Devo dire che le case automobilistiche erano un pochino restie a entrare nel tema della guida automatica. Prima di tutto per un vuoto legislativo, per problemi di possibile responsabilità. Se succede un incidente, chi è responsabile? E anche perché la casa automobilistica vede il guidatore come il suo cliente, è a lui che pensa, e il guidatore magari gli piace anche guidare. Però ultimamente questo atteggiamento è cambiato e c'è una forte attività nella guida automatica. E però questo ha comportato un grande lavoro di definire le strategie. E quindi ecco una delle mie solite slide sulle cose da imparare: contribuire alla definizione delle strategie di ricerca. Ci sono dei gruppi di lavoro internazionali che devono un po' capire come vanno le cose in futuro. Si contribuisce a definire i programmi di ricerca della Commissione europea, che chiede alle industrie quali sono le loro priorità. C'è un'opera di collegamento molto importante tra i programmi nazionali e i programmi internazionali. E la guida automatica incomincia negli anni 2004-2005, ci fu il DARPA, che è un'agenzia americana che si occupa di tecnologie militari, che lanciò una sfida che si chiamò Grand Challenge, in cui chi voleva andava con una vettura automatica, era nel deserto, all'ultimo momento gli veniva detto che percorso doveva seguire e poi chi arriva primo vince. E il primo anno non vinse nessuno. Nessuno è arrivato, però hanno imparato. E il secondo anno tutti arrivarono, molti arrivarono. Ma fu davvero una bella esperienza, però vedete che queste vetture avevano un equipaggiamento mica da ridere, sul tetto ci sono 5 laser rotanti e così via. Voglio citarvi, visto che siamo in Italia, l'Università di Parma, il laboratorio Vislab, che quando ci fu l'esposizione di Shanghai fece un viaggio da Parma a Shanghai con una vettura automatica. C'era la persona dietro al volante, però cercavano di farla andare da sola. E il professor Broggi mi raccontava alcuni aneddoti: hanno preso la prima multa a una vettura automatica per eccesso di velocità. Un'altra cosa è che loro avevano programmato quest'auto per seguire le regole e ci fu un caso in cui c'era una strada a 2 corsie, ma i guidatori umani andavano in 3 file e invece la vettura automatica voleva andare su una delle 2 file e quindi creò degli scompigli, insomma. E poi conoscete la vettura Google, di cui dirò qualcosa. Ecco, ci sono moltissimi progetti industriali, questa per esempio è un progetto europeo, una vettura che guida in autostrada per vedere alcune cose, quindi qui un segnale luminoso per dire che il pilota è attivo, lo sterzo arretra per segnalare appunto che la macchina è in controllo. La macchina può fare delle manovre di sorpasso, quindi mette la freccia, adesso dovrebbe metterla, verifica che dietro non arrivi nessuno. È diciamo una guida completa in autostrada, direi, un sistema piuttosto sofisticato. E poi però può succedere che dice: esco dall'autostrada, caro guidatore, devi prendere tu il comando, allora bisogna segnalarglielo con una bella luce rossa, il volante torna indietro e così via. È un tema nuovo, quindi la terminologia è molto confusa, si usano i termini più disparati e alla fine si è deciso di definire dei livelli di guida automatica, dal livello 0 in cui c'è solo il guidatore umano, al livello 5 in cui c'è solo il computer. E ci sono tutti questi livelli intermedi con delle definizioni che non sto a dettagliarvi perché è complicato. E questo, diciamo, complica un po' la vita, insomma, perché ci sono anche delle transizioni. E la barriera è un po' tra livello 2 e livello 3, perché fino al livello 2 la responsabilità è alla fine del guidatore. Lui deve sempre sapere che lui
ha il carico, deve svolgere il compito. Mentre dal livello 3 il guidatore può distrarsi, diciamo che può leggere il giornale. E quindi questo ad oggi non è in accordo con le leggi, quindi non si può fare. Già che sono qui vi dico la differenza tra Google e le case automobilistiche. Google fa un livello 5, cioè dice io faccio una vettura che va tutta da sola, tu sali sulla macchina come saliresti su un ascensore, schiacci il bottone di dove vuoi andare e ti porta. Mentre le case automobilistiche partono da livello 1 e livello 2, che sono quei sistemi di assistenza alla guida che abbiamo visto, e man mano cercano di spostare sempre più compiti dal guidatore al sistema automatico, quindi 3, 4. E ci sono molte sfide. Questa cosa che ho accennato, la transizione tra i diversi livelli, richiesta al guidatore di intervenire, cosa succede se chiedo di intervenire e il guidatore tarda. Oppure se anche interviene, magari ci mette un po' a capire la situazione perché stava pensando ad altro. Possibili abusi. C'è il fatto che convivono sulla strada vetture automatiche e vetture no, quindi cosa si fa? Il discorso grosso della responsabilità. Ci può essere anche un conflitto di autorità. Cosa succede se l'uomo e il sistema hanno intenzioni diverse? E già in passato chi si occupava di automazione aveva detto ma alla fine è l'uomo a cui dobbiamo chiedere in caso di emergenza di intervenire. C'è una metafora un pochino che è quella del cavallo, dice ma il cavallo capisce il guidatore e viceversa, normalmente si adatta a quello che il guidatore vuole, però è anche capace di andare in autonomia, di mettere in pratica comportamenti di sicurezza. Quindi diciamo c'è anche qui tutto un filone di ricerca su come integrare uomo e sistema automatico. Dal punto di vista legale la regola è ancora oggi la Convenzione di Vienna del 68 che dice che ogni conducente deve avere costantemente il controllo del proprio veicolo o deve poter guidare i propri animali. Sembra strano ma ci sono ancora gli animali, nel 68 pensavano forse ai carretti. Però come si sta cercando di ovviare? Ormai molti stati stanno consentendo di fare una sperimentazione. Quindi cominciato negli Stati Uniti, ma a seguire l'Europa, si vogliono insomma incoraggiare dei test sulle strade ordinarie. E come funziona? Funziona bene, funziona male la guida automatica? È difficilissimo dare dei dati, non vengono pubblicati. Qui ho trovato dei dati che per diverse vetture indicano ogni quanto il guidatore uomo è dovuto intervenire, quante volte per miglio nella figura, ma insomma vedete che nelle vetture migliori c'è un intervento ogni 75 km, diciamo che insomma non è male. E i motivi sono scritti in questa parte bassa, ancora a che fare con l'infrastruttura spesso, quindi povere linee della corsia, i semafori che non sono stati visti, però anche a volte il traffico pesante, eccetera. E sicuramente c'è molto ottimismo, molta risonanza, si è parlato anche molto di qualche incidente che c'è stato, ma se ci pensate ci sono tanti incidenti anche con gli uomini. Direi che è un ottimismo un po' troppo marcato. Però la tecnologia, soprattutto per l'ambiente autostradale, è oggi davvero molto avanzata. Quindi i problemi sono più su quel lato legale, della responsabilità e così via. In città ci sono ancora delle cautele perché le situazioni ambientali sono ben più complesse. Quindi le mie considerazioni sulla guida automatica, non sovrastimare le possibilità, continua l'attività sui sensori, anche con tecniche di apprendimento, di previsione, bisogna tener conto del traffico misto, di magari zone dedicate alle vetture automatiche, ci sarà una necessità di formazione dei guidatori. Non ci sono criteri per affrontare problemi etici. Come fa un sistema automatico a scegliere tra due cose tutte e due brutte?
faccio male al guidatore, faccio male a uno fuori. E finisco con alcune considerazioni sulla ricerca europea, perché ritengo che sia stata davvero abbia stimolato davvero grandi cose. Adesso c'è il programma Horizon 2020, vedete un po' tutti i temi, ci sono temi anche molto scientifici, di ricerca di base, excellent science, temi più industriali e temi che riguardano le sfide sociali sulla sanità, sul cibo, sulla sicurezza, sull'ambiente. 80 miliardi investiti in 7 anni. Cosa si impara andando a fare questi progetti europei? Prima di tutto si impara a lavorare in collaborazione. Ci si trova anche con i concorrenti, come avete visto, con i laboratori più avanzati in Europa. E a volte lavorare in collaborazione non è così semplice, perché mettere insieme tutti i pezzettini è importante. Bisogna capire il confine tra ricerca precompetitiva e non. Cioè, io lavoro con i miei concorrenti finché sto analizzando un tema base che mi permette di impostare un filone, ma nel momento in cui mi avvicino a una soluzione che voglio mettere sul mio prodotto, non lavoro più in collaborazione. Quindi va capito dove fermarsi, cosa tenere confidenziale e cosa no. Si impara anche a scrivere delle belle proposte, non è una cosa così semplice, anzi è diventata quasi una professione, dato che c'è molta competizione per vincere questi bandi europei. E si impara a valorizzare i risultati, presentarli al pubblico, di nuovo spiegare potenziale e così via. Questi ultimi due punti, mentre i primi erano più per gli aspetti come partner, come industria, gli ultimi due sono più per la Commissione europea, si impara a quella definizione dei programmi generali, un po' ve ne avevo parlato prima, e si impara a fare il valutatore dei progetti. Prima, è un buon progetto, ha degli obiettivi validi, ha un partenariato forte, e dopo ha raggiunto quello che si proponeva, l'ha fatto con i costi giusti e così via. Finisco con un'immagine un po' provocatoria. La prima è una figura del progetto Prometheus del 1989 e la seconda è una figura di un progetto in corso. E sembrano uguali, cioè lo stesso punto di vista, fanno vedere che uno stacca le mani dal volante, forse il primo aveva i capelli un pochino più lunghi, ma più o meno. E invece c'è una differenza enorme. La prima aveva un bagagliaio pieno di elettronica prototipale che costava 10 volte l'automobile. La seconda ha un'elettronica producibile e che potete comprare. Il primo lavorava in quel 95% dei casi e il secondo io penso nel 99, quasi 100%. E per passare da quel 95 al 99, vedete quanti anni e quanti sforzi ci sono voluti. E questo mostra ancora una volta come l'automobile non è un oggetto semplice, ma aspetti di affidabilità e aspetti di innovazione sono davvero fondamentali. Con questo avrei finito, a parte le vostre domande naturalmente. Certo. Volevo fare due domande così veloci. La prima è riguardo ai livelli di sicurezza, la curva degli incidenti mortali che si abbassa col passare degli anni. Sono solo gli incidenti mortali che si abbassano, nel senso è aumentata la sicurezza passiva, cioè gli incidenti sono costanti ma ci sono meno morti, oppure sono proprio diminuiti gli incidenti in generale? La seconda domanda era riguardo la guida autonoma, che insomma se ne parla, quella completamente autonoma tipo Google, la fase 5. Nell'industria automobilistica è percepita come qualcosa di inevitabile di qua a 20 anni o 30 anni,
oppure può essere che non diventi mai una realtà, la guida completamente autonoma? Allora, la prima domanda, quella è una curva che, overall, diciamo, che integra tutto, quindi c'è dentro la sicurezza passiva, la sicurezza attiva, ma c'è dentro anche gli interventi sulle strade, la formazione della gente, le campagne di pubblicitarie e così via. Comunque stanno scendendo tutti gli incidenti. Negli ultimi anni c'è un pochino di problemi per i cosiddetti vulnerable road users, cioè ciclisti, motociclisti e pedoni, perché questi stanno scendendo, si dice, troppo poco. Quindi c'è uno sforzo su questa categoria di incidenti. Però globalmente stanno diminuendo tutti. E andare a suddividere tra il ruolo della sicurezza passiva e attiva è un po' difficile, però qualche numero ve l'avevo dato e sono numeri importanti per la sicurezza attiva. Chiaro che dipende anche dal numero di vetture equipaggiate, che ancora non è molto grande. Sulla guida automatica, è difficile questa domanda. Io dico che ci sono due strade. La strada di Google è di partire da ambienti eventualmente protetti e cercare man mano di farli meno protetti. Quindi io posso fare una guida completamente automatica perché ho una corsia dedicata, come un treno che non ha... Cioè, mi pare che a Pisa avete il treno senza autista che va all'aeroporto. E pian piano dico sì, però devo pensare prima agli incroci, poi devo pensare a dei rondò e cerco di togliere sempre più il fatto di dare un ambiente dedicato. Invece l'approccio delle case automobilistiche è di dire io voglio l'ambiente qualsiasi, stradale, può essere di tutto, e non parto dall'obiettivo di avere la guida pienamente automatica e cerco però di aumentare, mentre gli altri cercano di diminuire la segregazione, io cerco di aumentare il ruolo del sistema automatico. E forse si incontreranno da qualche parte questi due cammini, però io credo che dipenderà molto da cosa si dice poi nella legislazione. Presumo che la legislazione lascerà in qualche modo un ruolo al guidatore e quindi la guida livello 5 la vedo un po' lontana, però qui entriamo nel campo delle stime personali. Mi è fatto molto piacere sentire l'esperienza di un fisico che entra in un mondo abbastanza nuovo come quello della ricerca industriale. E un po' l'ha accennato, ma volevo se poteva commentare un po' di più riguardo alle difficoltà che ha affrontato, specialmente sia in accesso a questa realtà che poi nei primi stadi, no? Il gap conoscitivo che ha dovuto riempire per svolgere questo tipo di ricerca. E poi l'altra domanda riguardava un po' la prospettiva attuale, ecco, sia nell'industria automobilistica, ma magari si può dare anche un punto di vista un po' più generale, sulla ricerca, ecco. E se è abbastanza consolidata la ricerca in ambito industriale, insomma, questo rapporto con l'università pure, e poi come valutano, insomma, le persone con formazione puramente accademica, magari anche altamente specializzate come il dottorato, per esempio, come vengono viste da questa realtà? Allora, ma diciamo, difficoltà dal punto di vista delle conoscenze non ne ho mai trovate troppe. Cioè, ovviamente dovevo studiare certe cose perché non le sapevo. Però la scuola mi aveva dato gli strumenti per imparare, per farlo anche da solo, diciamo.
E forse la difficoltà più grossa che ho trovato è quella di questo ambiente così dinamico. Quindi uno inizia a studiare una cosa e poi dopo 2 anni scopre che gli obiettivi sono cambiati e guarda, adesso è più urgente fare quell'altro. Questo a volte può creare un senso di difficoltà, quindi, e non ho una soluzione, è così. Quindi diciamo, certe volte uno si chiede quali sono i meccanismi con cui vengono definite le priorità. Sulla ricerca, diciamo, tutte quelle cose che ho fatto vedere all'inizio dimostrano che l'automobile, io parlo del settore automobilistico, dimostrano che l'automobile ha un grande potenziale di ricerca. La ricerca è molto considerata, gli investimenti sono molto alti. Il rapporto con l'Accademia in Europa l'ho trovato molto buono. In Germania, per esempio, uno può fare parte della sua carriera nell'università, poi passare all'industria e poi tornare all'università. In Italia è un po' meno, cioè non c'è la tradizione, cioè non c'è la cultura, si stanno facendo degli sforzi per lavorare insieme, ma li ritengo ancora insufficienti. Com'era la domanda? Domandava anche se chiedono appunto persone che se sì. Sono disposti a formare delle persone che vengono dal mondo accademico o insomma se, che tipi di competenze chiedono già in entrata, per esempio se, quanto è accessibile ecco, nel giorno d'oggi, magari anche in Italia, questo tipo di realtà. Anche qui distingo un pochino tra l'Italia e fuori Italia. In Italia in Fiat io ho visto delle fasi. Ho abbastanza anni per vedere delle ondate e queste fasi erano dei periodi di focalizzazione sull'automobile. Dobbiamo fare tutto per l'automobile e di più che focalizzazione, di avvicinamento alla fase finale di sviluppo prodotto. Quindi continua a chiamarsi Centro Ricerche Fiat, però la ricerca è più vicina agli aspetti di industrializzazione. E invece ci sono state delle fasi in cui veniva data più libertà al centro ricerche Fiat di esplorare aspetti nuovi, anche non subito collegati all'automobile. Il che è necessario, secondo me, perché per avere idee nuove uno non deve stare troppo vicino a quello che serve poi per lo stabilimento di produzione. E quindi, diciamo, la mia esperienza è anche avuto queste doppie situazioni. Di nuovo, se parlo di Europa, la situazione è diversa. In Germania ricercano persone con una forte competenza accademica, con un PhD, sono avidi di... cercano ingegneri italiani perché non ne hanno abbastanza da loro. In Svezia lo stesso, la Volvo. Quindi, credo che l'Italia debba ancora fare un po' di strada. E l'atteggiamento è un po' ambivalente. Diciamo. Certi periodi più vicini al prodotto, certi periodi più vicini alla fantasia di un ricercatore. Adesso sono più vicini al prodotto, oggi, in Fiat. Va bene, mi ha fatto piacere raccontarvi della mia esperienza. Lascio i miei dati a Gaia Caramelli, se avete qualche... manda qualche questione, io sono disponibile. Grazie a tutti.